Reddito di cittadinanza, sulla piccola e media impresa, abbiamo pronto tutte le leggi possibili, non esce nulla, non esce nulla. Io ho sentito delle cose da questi ragazzi dentro il Parlamento che sono cose strepitose, meravigliose. 4 giorni fa un nostro parlamentare si è alzato in Parlamento e ha parlato di 98 miliardi di elusione fiscale da parte del gioco d'azzardo e ha detto che 11 parlamentari presenti lì erano collusi dentro, che prendevano tangenti ed erano dentro una fondazione che si chiama Fedro e prendevano soldi attraverso le consociate delle concessionarie del gioco di azzardo e li guardavano così. Siamo messi dentro, siamo messi contro un muro, siamo messi dentro per non reagire, siamo il 25% contro il 75% di gente che è incredibile, che in 2 o 3 mesi non è riuscita a fare che prendere per il culo gli italiani, insieme ai mezzi di informazione. Ultimo, è questa la legge sul rimborso, sempre con delle prese per il culo semantiche, con le parole. Allora, prima si chiamava finanziamento, ma non possono chiamarlo finanziamento perché c'è stato un movimento di persone che con un referendum partiti. Allora semanticamente un'altra presa per il culo, li hanno chiamati rimborsi, adesso li hanno chiamati rimborsi elettorali, adeguamenti con l'IRPEF, l'8 per 1000, di nuovo una presa per il culo, ma una grande presa per il culo. Fanno un tweet dicendo che c'è la disoccupazione giovanile. Quest'uomo, che parlo di Letta, che ha vissuto per 25 anni con stipendi da capogiro al mese e di professione ha fatto il nipote di suo zio, bene, va con dei tweet e ci dice le trappole. E ci dice oggi i dati della CISL, no, CGL, scusate, CGL, il sindacato, dice una cosa sconcertante, dice che per tornare ai livelli di occupazione del 2007 occorrono 63 anni. 63 anni, e il nostro Presidente della Repubblica oggi ha detto vigileremo. Ma allora che paese è questo? Dove hanno tentato di darci la colpa a noi facendo un golp, hanno fatto un golp in una sera, in tre, si sono messi lì, hanno fatto esattamente quello che gli hanno detto di fare da Bruxelles, perché la situazione, io ve la ripeto, allora dovete aver ben chiaro, perché le situazioni di politica interna si possono fare se abbiamo esattamente l'informazione della politica estera, per cui non si muove nulla che non arrivi da 1000 chilometri da qua, se siete d'accordo su questo concetto. Noi siamo falliti nel 2011, guardate che sono concetti semplici dove gli economisti che andranno in questi talk show vergognosi, perché oggi c'è quinta colonna, quarto potere, questa gente qua, che noi ci ricorderemo di voi, cari signori, Ballarò, ci ricorderemo di te, caro Ballarò, ci ricorderemo di Piazza Pulita, ci ricorderemo, perché la RAI, io ce l'ho più con la RAI, perché la RAI pagata da noi col canone ha perso nel 2012 200 milioni, 13.000 impiegati. 13.000, abbiamo un gruppo di consiglieri nel consiglio di amministrazione della RAI, che cosa hanno fatto? Nulla. Abbiamo una persona che doveva controllare, si chiama Tarantola, era la Banca d'Italia, gli sono sfuggiti i più grossi casi di truffa come il Monte dei Paschi di Siena da 20 miliardi e adesso è lì a vigilare cosa? Allora, in questi anni, noi come movimento, siamo un movimento di quasi 9 milioni di persone, bene, non ci hanno dato una carica istituzionale, né una presidenza di una commissione, nulla. La presidenza della commissione bilancio c'è la Capezzone, che ha il quinto ginnasio, va bene. Noi, dentro, allora, per dirti com'è questo, neanche, adesso stanno scegliendo sulla giunta delle elezioni. La giunta, elezioni, tre cose, giunta per le elezioni, Copasir e Vigilanza RAI. Dovrebbero darla all'opposizione, l'unica opposizione che c'è dentro quella roba che noi chiamiamo Parlamento, che ormai veramente è una roba disgregante, vergognosa, antidemocratica, la vera opposizione siamo noi. Invece loro cosa hanno fatto? Si sono portati dentro l'opposizione loro, la loro, se la sono costruita loro, e poi entrato dentro faranno l'opposizione. Al Copasi e alla Vigilanza RAI,
io non faremo una battaglia all'ultimo sangue, perché alla vigilanza ma ci voglio andare io. Ci vuole, non io, ma... E vigileremo sui conti, vigileremo sul TG1, sul TG2, su questi giornalisti veramente messi in ginocchio dal potere. Non ce n'è uno che si ribella, non c'è uno che dica ma questa non è vera, danno notizie false sulla nostra disgregazione, danno ogni giorno, ma non è una lamentela. Non è mai successa una cosa così. Ogni giorno fai zappi, ci sono io il movimento, ci stiamo disgregando. Il paese è finito e cosa vanno a vedere se noi diamo indietro la diaria? Cazzo, noi abbiamo dato indietro 42 milioni di euro e vanno a vedere la diaria. Ma è incredibile. Questo paese è incredibile. Dio mio, questo paese... Allora, noi siamo falliti nel 2011. Allora, avevamo 1.900 euro... 1.900 miliardi di debito. 1.900 miliardi di debito nel 2011. Ma la metà di questi 1.800 miliardi, non 1.900... La metà di questi 1.800 erano in mano alle banche francesi e tedesche. Succede questo. Perché hanno comprato i nostri bot? Perché in cambio i francesi e i tedeschi dovevano gestire la nostra vita per 35 anni, cioè energia, rifiuti, acqua potabile e tutta la nostra vita per 35 anni. Dovevano fare 5 centrali nucleari, gestire tutto. Bene, è successo Fukushima, il nucleare non si fa più, perché se non succedeva Fukushima ci avremo qui la costruzione di 5 centrali nonostante il nostro referendum, perché noi non contiamo più nulla. Io ve lo metterei per iscritto questo. Bene, poi facciamo il referendum sull'acqua, 27 milioni dicono no all'acqua privatizzata, non è successo niente, perché l'hanno lasciato con lì con il loro 7% dentro di guadagno assicurato. Non è successo nulla, però non viene nessuna multinazionale loro a privatizzare l'acqua dove 27 milioni sono contrari. Quindi sono rimasti con 900 miliardi di carta. Allora, che cosa fanno? Noi non potevamo fallire, se no ci portavamo dietro Francia e Germania, finiva l'Europa. Allora mandano un curatore fallimentare, dicono molti, senza dare nell'occhio, vai un po' lì e spremi un po' quello che puoi spremere, noi vogliamo indietro i soldi adesso che vi abbiamo dato. E Monti arriva qua, spreme dove può spremere, la BCE dà i soldi, stampa soldi e li dà alle nostre banche. Le nostre banche non danno un centesimo alla piccola e media impresa e alla gente, perché questi soldi servono a ricomprare i nostri bond in mano alle banche francesi e tedesche. Ci siete fino a qua. Adesso noi ci stiamo riprendendo quasi la totalità del debito. Siamo 35-65, prima, cioè hanno ancora il 35% da recuperare, ma appena avranno recuperato quasi tutto, non so, il 15%, gli rimarrà un 15% e noi saremo proprietari del nostro debito, ci mandano a cagare. Noi non siamo più competitivi in niente. Avete capito qual è il giochino? E noi stiamo qua. Intanto il debito aumenta, sfora il 2.000 miliardi, va su oltre il 2.000 miliardi, 100 miliardi di interessi, la crescita non c'è, fallisce un'impresa al minuto e questa gente qui fa i titoli su di noi. Ma vi dovreste vergognare a raccontare delle balle in un momento così, così delicato, che può scoppiare sto paese! Può scoppiare da un momento all'altro questo paese, ma non lo sentite? Non lo sentite sulla pelle? È come un cammello, noi siamo come il cammello sopporta qualsiasi sforzo, consuma, non beve, non mangia, che cazzo fa il cammello? Poi va avanti, finché non schiatta immediatamente, muore di colpo il cammello. Noi siamo così, sopportiamo una corruzione, una presa per il culo di questi rimborsi fino al 2017, ma questi si dovrebbero vergognare. Rimborsi, vuoi parlare di rimborsi? Fai un assegno e ridai indietro i soldi, non devi fare leggi fino al 2017. Ma è incredibile, e abbiamo questo signore di 80 anni, 80, che si raddoppia il mandato della Presidenza della Repubblica. Ma è pazzesco, che non è previsto da nessuna Costituzione, non l'hanno previsto perché una persona sana di mente non avrebbe dato 14 anni il potere a un Presidente della Repubblica che ha i poteri che ha. E questo qui, che cosa fa? Cioè noi abbiamo il reato di vilipendio,
da 1 a 5 anni. E questo qui dà l'autorizzazione alla cancellieri di mandare la polizia, perché a me arriva la polizia, cari signori, non la polizia postale, quella giudiziaria. Mi arriva, va bene, io lo sopporto le spalle larghe, ma dà l'incarico alla cancellieri di mandare la polizia giudiziaria per il reato di vilipendio a 22 ragazzi di Nocera inferiore, neanche quella superiore, quella inferiore. Perché un anno e mezzo fa hanno scritto sul mio blog delle ingiurie contro il capo dello Stato, che è vilipendio. Ma che cos'è il vilipendio? Ce l'abbiamo solo noi, dalla legge Rocco, l'ha inventato Mussolini. Ma cos'è da 1 a 5 anni? Perché? Cos'è il vilipendio? È vilipendio dire che il Presidente, nel mentre autorizzava queste cose, autorizzava anche la cancellazione delle telefonate su cassetta tra lui e Mancino? Cos'è? È vilipendio? Ditemi se è vilipendio. E io l'hanno tolti adesso i commenti. E sti ragazzi sono ragazzi di 20 anni. Ma hai capito? Ma questa gente è fuori di testa, vuole eliminare la rete, vuole bloccarci, non ce la farà mai. Ma allora, un commento io me lo ricordo, dicevano: scusi Presidente, ma lei è il primo degli italiani, dovrebbe dare un esempio. Ma lei per anni, quando è stato Presidente della Commissione Europea, dovrebbe, perché non fa un bel gesto? Perché lei per anni faceva i voli da Bruxelles a Roma, da Roma a Bruxelles, viaggiava con la Virgin a 76 euro e si faceva rimborsare 800 euro. Perché lei, che dovrebbe essere l'esempio dell'etica, non si pone un problema di coscienza che sono leggi sbagliate? Cos'è? Faccio vilipendio? Facciamo vilipendio? Allora che ci arrestino tutti! Allora che ci arrestino tutti, io sono stufo, siamo tutti stufi di prendere bastonate. Questi cazzoni qui delle televisioni vengono a casa mia, mandano in onda il mio indirizzo, il numero civico, la mia macchina, mandano in onda i miei figli, mia moglie, mi hanno messo in una condizione che arrivano tutti i matti perché sanno che ci sono le televisioni. Hai capito? È gente che si ammazza. È arrivato uno che poi se n'è andato, si è ammazzato, e un suo amico è andato in televisione pagato da queste merde qua, è andato a dire che la colpa era la mia, che la colpa era la mia, che non aveva aiutato. No, caro Floris, io ti prometto che ti faremo seguire noi da una troupe televisiva, la nostra troupe televisiva, e veremo a vedere dove vivi, cosa fai, quanto guadagni, non la diaria, guardiamo quanto guadagni tu che fai perdere 200 milioni alla RAI, guardiamo quanta pubblicità introiti. Andiamo a vedere, l'altro, il TV, la 7, svenduta, è andata, andata dalla Gruber, questa incredibile donna. Beh, non dico niente, pensate cosa vede, basta che io dico il nome, voi pensate quello che ci mettete dietro, l'aggettivo. No, non fare così, non si dicono queste parole. Ha detto intelligente, non ti permettere mai più. Allora, è andato, sì. Allora, la 7 perde 50 milioni, viene venduta a questo Cairo, un uomo, ex uomo di Publitalia di Berlusconi. Quindi il loro datore di lavoro è Berlusconi. E poi fanno i formigli, fanno i format contro di noi e vogliono sapere i nostri conti e lavorano per l'uomo di Berlusconi, che la Telecom gliel'ha regalata, anzi, gliel'ha regalata e gli ha dato anche i soldi per poterla comprare. Pensate a questi anchormen che lavorano in perdita nelle loro televisioni. Ma pensate se io mi devo far sentire... Allora basta, questo è un paese da rifare alle basi, voi comportatevi come volete. Guarda, non sono venuto neanche di nuovo a chiedere voti, voi avete già fatto un miracolo con le politiche. Avete messo 15 ragazzi, adesso 14, perché uno senza soldi non si canta messa, e ha visto il grano, non ha capito più una minchia. Però succede. Ma fortunatamente abbiamo 14 tosti dentro, che si sono diminuiti lo stipendio del 75%, l'hanno fatto, invece da 20.000 euro a 2.500, e la differenza dentro un conto della regione per fare il microcredito alle piccole, piccolissime aziende siciliane. E questi sono i ragazzi, ma sono formidabili, ma vedeste come trattano i nostri parlamentari, vedeste senza uffici nei corridoi. Niente, non è detto, gli hanno aperto l'ultimo ufficio una settimana fa.
Ma ti dico, tutte le interpellanze che facciamo, abbiamo fatto leggi sull'impignorabilità della prima casa, leggi su Equitalia, leggi sulla piccola e media impresa, leggi sul reddito di cittadinanza, che in questo momento lo fanno in Svizzera un referendum sul reddito di cittadinanza, c'è in tutto il mondo, lo adattiamo a noi, non certo alla Svizzera, però il reddito di cittadinanza dobbiamo evitare che si ammazzi la gente, basta, mi rifiuto di vivere in un paese dove uno si dà fuoco, perché darsi fuoco non è ammazzarsi, è un atto politico, non è un atto di disperazione darsi fuoco, e basta, non voglio più vedere appartenere a una nazione così. Allora abbiamo l'opportunità di dare uno stipendio a chi lo perde, agli esodati, a chi perde il lavoro. Gli offriamo 3 lavori in 3 anni, se rifiuta perde il reddito di cittadinanza. Come? E dove troviamo i soldi? Dove troviamo i soldi? Ma dove troviamo i soldi? Dove troviamo i soldi? Questa immondizia che c'è adesso, che sono lì in televisione con le facce sorridenti. Ci andremo anche noi in televisione. Adesso ci andiamo. Adesso si accorgeranno delle persone straordinarie con cui avranno a che fare. Ci andremo e informeremo. E informeremo come deve essere informata la gente, con la verità, non con le palle. Informeremo. Va bene. Ma no, lasciate stare. Io ho 65 anni, non è che possa fare questa vita ancora per molto. Cioè, io mi hanno detto di passare in 3 o 4 paesini, sono già passato in 2 o 3 oggi. Cioè, faccio quello che posso volentieri, ma adesso dovete andare voi, dovete cominciare voi a fare i comizi, dovete voi diventare dei grilli, io non ce la farò più. Se il prossimo anno ci sono 7.000 comuni che vanno alle elezioni, mi stanno già chiamando da tutta Italia, devi venire a Bucciucuru, e dove cazzo è? Non lo sappiamo, ma devi venire. Allora. Io giro e mi entusiasma questa gente. Siete, c'è un flusso, grido. È la forza della nostra rabbia. E si sente. Perché è una rabbia positiva, non è una rabbia. Questo è l'odio, quello lì è l'odio. Quello è l'odio, quello lì è l'odio. Noi siamo arrabbiati, ma con questa rabbia abbiamo aggregato quasi 8 milioni di persone su un progetto, su un sogno meraviglioso, senza violenza, senza niente. Una rabbia che ci ha messo lì, vicino ai gazebo, a raccogliere le firme con la neve, con la pioggia, a mettere i documenti. Guarda che rabbiosi che siamo, che pericolo siamo noi per la nazione. E siamo andati al voto dopo 3 anni, liberamente, democraticamente, una rivoluzione francese senza la ghigliottina. Perché siamo così, siamo arrivati dopo 3 anni senza soldi, con i mezzi di informazione che ci massacrano tutti i giorni, e in 3 anni siamo diventati il primo movimento politico italiano, e allora senza soldi. La protesta, non abbiamo le proposte, tutte le nostre proposte le hanno prese copia e incolla e vanno in televisione a dirle, e tutte le nostre proposte di legge, la famosa antipolitica, sono diventati loro, e noi rischiamo qualcosa di grosso adesso. Guardate che se io non fossi convinto, lo sapete che io le ho azzeccate tutte, dalla Parma, le ho azzeccate tutte, non vengo a prendervi per il culo. Non vengo, Monte dei Paschi, non vengo a prendere. Qui c'è stata una devianza dell'informazione a 360 gradi che io non mi aspettavo in un paese normale. Perché hanno voluto darci la colpa a noi, perché sono andati a fare il grande inciuccione con Berlusconi, perché Grillo, il movimento, dice di no. Hai capito cosa hanno contrabbandato? Questi sono veramente delinquenti. Perché? Perché ve lo dico subito, loro non volevano, non ci hanno neanche mai cagato neanche di striscio come movimento. Quando sentivo Gargamella, Bersani, la sinistra, il PD parlare di noi, eravamo i grillini, quelli che scoppiazzano un po' sul computer, e quello che sta nel tabernacolo, io, il guru Casaleggio, con le loro holding, il mio 740 è pubblico, e il mio 740 ve lo andate a vedere, lo pubblicheranno a giugno, non ho niente da nascondere a nessuno, così il bilancio dell'SRL di Casaleggio è alla Camera di Commercio, con 5 euro lo fai vedere, non che fai le trasmissioni e lasci sotto elezioni e dici, ma dovrebbero far vedere i conti, vai a vederli e dimmelo, non dovrebbero, che mi dà fastidio, dovrebbero. Potrebbe essere,
parlano con i condizionali. Bene, questo paese se n'è andato così, ha tentato di dare la colpa a noi. E quando noi abbiamo votato, che è stato votato in rete, la Gabanelli che non ha accettato, e Dio, e meno male, cazzo. Mi scappa un meno male, però è una brava giornalista, fa il suo lavoro. Poi il medico non ha accettato. E terzo c'è stato Rodotà. Allora io ho detto, ma come mai la sinistra non si prende Rodotà? Se fosse stato Presidente della Repubblica Rodotà, era lì, era già lì. Se fosse diventato Presidente della Repubblica Rodotà, Berlusconi era in galera. Allora come mai non l'hanno votato? Perché non lo vogliono in galera? Perché hanno silurato loro Prodi? Perché con Prodi Berlusconi era in galera. Probabilmente non lo vogliono in galera perché vogliono che sopravviva, che riformi la giustizia, che riformi la magistratura per salvare il culo anche al PD che è immerso fino a qua nel Monte dei Paschi di Siena, nelle banche e nelle loro tragedie familiari. Hai capito? Hai capito? E Bersani che arrivava e faceva dai, dacci i voti. Loro volevano i voti, non governare con noi. I voti, volevano 12 senatori per avere la maggioranza alla Camera e fare un governo di centro-sinistra senza noi. Ma ti sembra il modo di agire? Noi che siamo la prima forza del paese. Neanche riconoscerci questo, neanche una carica istituzionale, neanche una presidenza di commissioni, niente. Niente. Neanche gli uffici, niente. È un paese democratico questo. Ma io voglio sapere che cos'è la democrazia, signori. Perché se 8 milioni scompaiono così, uno su tre ci ha dato il voto. Uno su quattro. Quanto sono? Uno su quattro. Uno, due, tre, quattro. Tu ci hai dato il voto. Voi tre un cazzo, come mai? Allora, questo è un paese da riformare. E noi abbiamo già le leggi. Ce le boicottano. Allora faremo un'altra cosa. Noi non ci stiamo lì a farci umiliare in Parlamento. Noi non ci stiamo, noi usciremo dal Parlamento e verremo e andremo dove hanno bisogno di parlamentari. Andremo al TAV quando sono andati 90 nostri parlamentari. Andremo a fare un sit-in di due giorni, magari all'Ilva di Taranto. All'Ilva di Taranto ci sediamo lì e parliamo con i cittadini, con i sindacati, parliamo con gli operai. Siamo lì, tutti i parlamentari saranno là. Usciremo da quel cazzo di postribolo che è diventato il nostro Parlamento, che non legifera nulla. Con della gente messa lì da chissà chi. Ho detto postribolo? Bene, allora a Priolo verremo da tutte, dove servirà. Noi abbiamo adesso i deputati, i parlamentari, e allora, e poi faremo delle manifestazioni, vedrete. Vedete, siamo stufi di prendere bastonate da questi 4 o 5, ne abbiamo anche dentro 4 o 5 di questi scilipoti, che anche loro vedono il grano, che vadano, glieli do io i soldi, vogliono una differenza, glieli metto io, ma che vadano. Allora, è nata qui, la rivoluzione è nata qui, è qui che è nata, in Sicilia, addio mio, e allora loro ci appendono il cappello. Quello lì, il vostro sindaco, il governatore, appende il cappello, hai capito? Appende il cappello sul MUOS, appende il cappello su queste cose. Il MUOS cosa è successo? Te lo dico io cosa succede. Abbiamo detto di no, la provincia dice di no, la regione dice di no, e continuano a fare magari i lavori di nascosto. Noi glieli faremo fare, veniamo con i parlamentari tutti e ci mettiamo lì. E stiamo lì a fare le istanze del Parlamento, le faremo fuori. Allora, siamo in guerra, abbiamo fatto tutto, la legge sul, dove prendiamo i soldi per fare la legge di cittadinanza, 98 miliardi di evasione fiscale sui jackpot, sulle macchinette, questa schifezza dove sono dentro destra, sinistra, dove ci sono dentro i parlamentari, dentro nei bar, basta, rendono 8 miliardi, ne spendiamo 9 perché diventa una malattia, si sciolgono le famiglie, c'è il 7% di divorzi in più perché diventa il pensionato, diventa il gioco del misero, del povero. Ma vi sembra normale? Dove andiamo a prendere i soldi? L'Afghanistan ci costa 1 miliardo l'anno. L'Afghanistan. I rimborsi elettorali in 10 anni sono costati 1 miliardo di euro. I rimborsi ai loro giornali fettenti di partito, finti, che noi sovvenzioniamo con le tasse.
ci sono costati un altro miliardo, dove prendiamo i soldi? Ma dove prendiamo i soldi? Ma stiamo scherzando, la Francia, Hollande fa una banca nazionale, quello che vogliamo fare noi, una banca nazionale dove mettiamo dentro i soldi che servono per fare i microcrediti, come stanno facendo, salvando le imprese. Qui escono i telegiornali dicendo che gli orafi evadono, gli orafi pagano meno, gli orafi del centro di Roma, del centro di Milano e del centro di Firenze, ma se vai nei paesi. Questi qui ci stanno mettendo uno contro l'altro, io le ho viste. Ho visto una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere nel mio paese. Ed era a Brescia, quando il nano Al Capone, Berlusconi Al Capone ha parlato a questa piazza blindata, perché non c'è un parlamentare che venga in una piazza così senza l'esercito e gli autoblindi. Sarà un segnale. E io voglio rivolgermi ai carabinieri, alla polizia, che sono cittadini prima di essere individui. E con gli stessi problemi tuoi e miei, che sono padri, madri, fratelli, sorelle, che per uno stipendio di fame devono scortare questa gente qua. Ma basta scorte per fare la spesa! E questa Finocchiaro, che si faceva scortare all'IKEA, propone una legge per mettere fuori legge il movimento. Hai capito? C'è la legge, non l'hanno ritirata, l'hanno messa lì. Una legge che proibisce ai movimenti di candidarsi alle proprie elezioni. Noi dovremmo diventare come loro, diventare un partito, prendere i soldi, un tesoriere, e avere tutte le sezioni come loro. Noi come loro non lo diventeremo mai. Perfetto.